Ciao, sono Giulia Cruciani, frequento il terzo S del liceo scientifico Guglielmo Marconi di Foligno e oggi presento le giornate del FAI. Oltre ai luoghi del cuore, l'altra principale attività proposta dal FAI è quella delle giornate, un evento nazionale che ricade annualmente nei mesi di maggio e di ottobre per una durata di 2 giorni, solitamente nel weekend. Hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini, stimolando la consapevolezza di vivere in mezzo alla bellezza, trasmettendo impegno e passione. Il principale obiettivo è proprio quello di raccogliere fondi attraverso donazioni volontarie e iscrizioni per gli scopi statuali della Fondazione, facendo conoscenza e aprendo al pubblico centinaia di luoghi grazie al fondamentale impegno delle delegazioni, dei volontari della Fondazione e degli apprendisti ciceroni. Il Fondo Ambiente Italiano, senza dubbio, si impegna ad educare la nuova società, facendo vivere ad alunni di ogni ordine e grado il paesaggio che li circonda, attraverso un'esperienza didattica e formativa. Obiettivo del FAI Scuola è proprio quello di stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva, affinché non si limiti a considerare il paesaggio come una materia di studio, ma coinvolga i giovani nell'impegno in quanto bene collettivo e simbolo della nostra stessa attività. Il progetto di formazione Apprendisti Ciceroni, nato nel 1996 e cresciuto di anno in anno, capace di raccogliere circa 50.000 studenti annualmente, accoglie i ragazzi disponendo loro la possibilità di accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio, facendoli sentire a contatto diretto con la vita sociale, culturale ed economica della comunità. Prevalentemente durante questo periodo di grandi difficoltà per l'intero paese italiano, le giornate FAI tendono a dimostrare il desiderio di ritorno all'aperto, così da vivere e percepire un primo segnale di speranza e di ripresa. A dimostrare la volontà di un nuovo inizio sono proprio le giornate FAI Primavera 2021, organizzate nell'intento di far vivere un'esperienza serena, gioiosa ed in piena sicurezza, scegliendo di accompagnare tutti alla scoperta di straordinari luoghi all'aperto, così da riassaporare la bellezza del patrimonio storico e culturale italiano. Ciao, sono Arianna Onori del terzo S e oggi vi parlerò e vi illustrerò delle giornate del FAI di primavera. Le giornate FAI di primavera apriranno le porte ai palazzi storici, aree archeologiche, borghi di antiche e misteriose tradizioni, colonie marine ed ex ospedali abbandonati, luoghi dello sport, dell'artigianato e dell'industria, chiese e monumenti di solito chiusi e inaccessibili, oppure vissuti in modo diverso e parziale. Il fine settimana prescelto è come sempre il primo dopo l'ingresso della bella stagione, appunto quindi di solito sabato 24 e domenica 25 marzo, un weekend in cui l'Italia si racconterà tramite i suoi angoli nascosti e preziosi, dando appunto una rappresentazione concreta della vastità del patrimonio culturale, storico e architettonico di questo fantastico paese. Le giornate FAI di primavera sono un evento festoso e rassicurante che supera gli schieramenti e fa sentire tutti parte di uno stesso grande e meraviglioso paese, spiega il Fondo Ambiente Italiano in una nota. E a seguire questi visitatori curiosi e turisti negli oltre 1.000 luoghi che apriranno al pubblico, ci saranno 50.000 volontari dell'ente presieduto dall'archeologo Andrea Caradini. Si tratta quindi di giornate importanti e occasioni per raccontare a tante persone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Educare al valore del patrimonio d'arte e natura attraverso una formula di partecipazione attiva alla sua cura è certamente uno dei modi più efficaci per risvegliare il proprio impegno civile. E gli appuntamenti sono ovviamente molteplici. Ogni regione ha il suo calendario, ogni località, anche se piccola, può riservare delle sorprese. Fra le tante è impossibile non segnalare Palazzo Giustiniani a Roma, edificio di fine Cinquecento e teatro di momenti fondamentali della storia d'Italia, come la firma della Costituzione Repubblicana da parte del capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, oppure Casa Bortoli a Venezia, nuovo bene del FAI, presentato in anteprima in occasione delle 2 giornate primaverili. Ancora, l'isola Bisentina sul lago di Bolsena, di proprietà privata, è normalmente inaccessibile e custodisce, oltre a giardini e leccevi, oratori, cappelle e chiese, tra cui la Vignolesca Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. A Napoli aprirà la crociera inferiore della Galleria Umberto I, che ospita il Salone Margherita, teatro della Belle Époque all'inizio del Novecento, e a Ravello
Si sveleranno i dormitori dei monaci dell'Abbazia di Santa Maria di Staffarda, per la prima volta aperti al pubblico, per scoprire appunto il rigore delle regole cistercensi. Nelle settimane di lockdown la bellezza dell'Italia ci mancava, ma ora è giunto il momento di tornare a riscoprirla in sicurezza affinché la visita dei luoghi straordinari del nostro paese possa continuare a essere un'esperienza gioiosa e serena. Ciao a tutti, io sono Pigarelli Eleonora, faccio il terzo S e oggi vi parlerò delle giornate d'autunno del FAI. L'edizione 2020 delle giornate d'autunno è stata presentata in una cornice prestigiosa. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha dato anche il via alla campagna nazionale di raccolta fondi, che ha lo slogan Ricordiamoci di salvare l'Italia. Per la prima volta le giornate d'autunno si sono svolte in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre, per dare la possibilità, viste le norme sul distanziamento, a più persone possibile di approfittare delle aperture straordinarie di oltre 1.000 luoghi di interesse in 400 città di tutta Italia. Le visite con la guida dei volontari del FAI sono tutte gratuite, ma sono disponibili punti informazione per sostenere l'attività della Fondazione. Il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha inviato un videomessaggio nel quale ha sottolineato che il FAI è un percorso che è importante seguire, soprattutto quando il turismo, passata la pandemia, tornerà più impetuoso di prima. Seguendo l'intuizione di Giulia Maria Crespi, dal 1975 il FAI cura e gestisce 66 beni e attraverso manifestazioni di piazza come le giornate FAI, arrivate alla 36ª edizione, ha portato oltre 13 milioni di italiani a scoprire o riscoprire il bello che li circonda. Il FAI si è reso protagonista del recupero e della riapertura di luoghi di incredibile fascino. Le giornate del FAI, oltre che dare la possibilità di vedere luoghi normalmente non aperti alle visite, servono a raccogliere fondi perché, come è stato sottolineato nella conferenza stampa, serve il contributo di tutti, serve mutuo supporto, serve solidarietà e la partecipazione di tutti per uscire dalla crisi, per aiutare il Paese anche a partire dal suo patrimonio. In un momento in cui è cura di tutti preservare la propria e altrui salute fisica, è stato sottolineato che se il paese è messo a dura prova dalla pandemia, star bene significa anche vivere un ambiente sano, pulito e curato, e coltivare curiosità e passioni che la cultura accende, riconnettersi attraverso i luoghi a quel patrimonio di storia e cultura, ambiente e paesaggio che è una tradizione della civiltà italiana. La fondazione, dalla sua nascita, si nutre di curiosità per dialogare e interrogare ogni giorno i propri monumenti d'arte e natura perché raccontino capitoli di sé ancora ignoti, inimmaginabili e infiniti.